una volta in diretta, Morning Glory, che bello, questo è il momento che io preferisco, perché subito dopo la pubblicità si parte con l'ospite, ma lo sapete, io amo il calcio ancora di più della musica, lo so che è strano da dire per uno che ha sempre fatto il musicista nella vita, però io mi sento un calciatore in prestito al mondo della batteria. Detto questo, oggi ho l'onore e il piacere di introdurre un ragazzo che ha fatto il calciatore per tutta la vita, probabilmente al contrario di come l'ho vissuta io la mia carriera, lui però si è sempre sentito un rocker, per cui diamo il benvenuto a Emanuele Filippini. Ciao, ciao a tutti. Oh, grande Emanuele, come stai? Tutto bene? Sì, tutto bene, ho ascoltato quello che hai detto e l'introduzione non poteva essere più azzeccata, veramente. Io mi sento, ho fatto il calciatore per anima, mi sento musicista anche perché sulla carta d'identità come professione avevo scritto musicista. Ah, è vero, questa è nuova, questa non la sapevo, davvero. No, è vero, perché sono andato, quando ero andato a fare il rinnovo della carta d'identità, mi avevano chiesto la ragazza a cui lavorava che professione metto, atleta, calciatore. Io ci ho pensato, no, metti musicista, da lì, perché dentro sono troppo musicista, no? Ma che bello, guarda, questa cosa già sono sicuro che da casa staranno battendo le mani tutti, perché lo sai, poi il mondo del calcio è un mondo che divide, o lo ami alla follia o ci sono quelli che lo detestano perché ci sono gli interessi economici, perché giri, fai zapping in televisione e si parla solo di calcio, e quindi sentire uno che ha fatto della propria vita, della propria esistenza, un lavoro come questo, che poi dice che il rock e la musica arrivano prima di tutto, credo che ci sia un'ovazione in questo momento in casa da parte degli amici ascoltatori di Rock TV. Detto questo, vabbè, tu sei legato al mondo del rock in maniera importante, anche perché io ti introduco in questo modo. Girano alcune leggende, oserei dire metropolitane, che parlano di te e di tuo fratello come non solo appassionati, ma anche come persone che hanno fatto dei gesti assurdi, tipo, non so, e poi magari ce lo racconti tu, stare appostati 2 giorni con la tenda davanti a casa di Bruce Springsteen. Sì, è stato proprio così. Quando eravamo andati qualche anno fa a vedere dove abitava Springsteen nel New Jersey, io e mio fratello, un altro mio amico, praticamente avevamo preso una macchina a noleggio, sì, ed eravamo appostati davanti alla casa di Springsteen. Solo che dove abita lui, di marciapiedi, macchine fuori, non ce ne sono praticamente. Chi parcheggia fuori vuol dire che è esterno al paese dove abita Springsteen. È chiaro. Dopo qualche ora è arrivata la polizia dicendoci cosa facevamo lì, e praticamente ci aveva beccato subito che eravamo lì chiaramente per Springsteen. Certo. Noi cosa abbiamo fatto? Avevamo noleggiato una macchina cabrio e praticamente passavamo davanti a casa, una volta scappottati e una volta capottati, così non davamo nell'occhio, però siamo stati liberamente 2 giorni e e il poliziotto ci ha detto che se ci beccava un'altra volta ci mandava al prezzo. No, se questo non è amore per un artista o per il rock, non so proprio che cosa lo possa essere. Allora, bravi. Ora, ma difatti, guarda, Springsteen viene in Italia quest'anno e lo vado a vedere a Milano, Firenze, poi dopo vado a Zurigo, Praga e Vienna con l'Harley Davidson, con un mio amico e con mio fratello, e uniamo l'utile al dilettevole, più rock di così. Ah, infatti guarda, quando ho scoperto che hai pure l'Harley, suoni, canti, ti piace il rock, ho detto, ma cosa ci fai lì? Vieni subito a Rock TV e basta, e non se ne parla più. Sai che bello, una bella puntata, tu e Pino Scotto insieme, chissà che cosa viene fuori, dai. Esatto. Voterò anche mio fratello Antonio, così in stereofonia, dai. Dai, mi piace. Ma senti, io tra l'altro ho improvvisato un argomento della giornata pensando proprio a te, pensando agli sportivi, agli atleti in generale, e ho chiesto agli ascoltatori da casa quale fosse secondo loro l'atleta più rock che ha, secondo il loro parere, insomma, e per te che li hai incontrati tanti, li hai visti tanti, ti sei scontrato con tanti, quale secondo te merita di avere questa nomea di essere il più rock and roll di tutti? Ma guarda, tra quelli che ho conosciuto e ho giocato insieme, direi Gasbarroni, non so se te lo ricordi, giocava nel Torino, nel Palermo, lui era veramente rock. Sì, ma perché? Penso per l'attitudine o per la musica che ascoltava?
No, la musica che ascoltava, lui era un fanatico di Vasco, però ascoltava tutta musica rock, gli piaceva cantare, difatti in ritiro quando eravamo a Palermo noi suonavamo la chitarra, lui veniva in camera nostra e stavamo lì veramente 2 ore e lui cantava sempre. Ed era il più rock che abbiamo conosciuto, anche perché purtroppo devo dire la realtà che nel calcio di rocchettari non ce ne sono tanti. No, è vero. Comunque ascoltano musica più pop, rhythm and blues, quindi soprattutto non sono tanto rock. Ultimamente tanto hip hop, anche tra i calciatori. Esatto, hip hop, esatto. Ma difatti noi avevamo fatto, non so se ti ricordi, c'era una trasmissione che faceva Skype, la Top List, qualcosa del genere. Ed era andata in giro a intervistare alcuni giocatori ed era venuta anche da me mio fratello a Livorno. Sì. E praticamente c'era il cameraman e il ragazzo che ci intervistava e avevano detto la nostra Top List. E praticamente hanno detto finalmente una Top List decente. E c'era il cameraman con la maglietta dei Kiss. E gli abbiamo detto: oh, noi in Kiss li abbiamo visti 2 volte. Nel dire così non gli sembrava vero, Bravi ragazzi, tenete alta la bandiera, Ma senti, adesso sì. Adesso io so che la musica è diventata una grande passione. So tra l'altro che siete in procinto, non so se tu o tuo fratello, di pubblicare un album. State registrando, vero? Sì, esatto. La band si chiama Antonio Filippino and the Stalkers. Stalkers perché praticamente noi avevamo seguito Springsteen. Sì. E a Francoforte ci aveva dedicato una canzone dicendo Stalking Request by the Stalkers. E da lì è nato il nome del gruppo. E uscirà entro la fine dell'anno, comunque vi terremo informati. Comunque c'è anche la pagina su Facebook Antonio Filippino del Stalker per chi volesse avere delle news particolari. Bene, ecco perché allora se ti vogliono cercare su Twitter devono trovarti sotto il nome Stalkers, perché me lo chiedevo, no, il perché di questa denominazione. Adesso che me l'hai spiegata mi torna tutto. Senti, e ma... pensa che Springsteen quando ci aveva fatto questa dedica ha detto anche: spero che con questa si levino pure dal mio culo. No! Sì. A Francoforte ce l'abbiamo pure registrata. No, non veramente. Ci credo, lo avete sfinito proprio. Quello è amore, sì, è amore. Sì. È amore. Grandi, senti, ma adesso che hai smesso con il calcio e che hai più tempo libero, cosa pensi di fare? Come, al di là del suonare, come impieghi le tue giornate? Perché... Ma guarda, io adesso ho smesso di giocare al calcio giocato, ma sto facendo l'allenatore da 2 anni, alleno gli allievi del Brescia Calcio. Sì. E sto facendo anche il corso master per diventare allenatore di Serie A, Serie B, è l'ultimo patentino che devo fare, quindi il tempo ce l'ho impegnato. E pensa che ieri e martedì eravamo a Roma per vedere gli allenamenti della Roma di Luis Enrique. Com'è andata? Ma bene, è andata bene, mi è piaciuto molto il modo in cui il carisma soprattutto di Luis Enrique, il modo in cui fa parlare, poi gli allenamenti, esercizi particolari sul possesso palla, è stato molto molto interessante. Bene, sono contento. Beh, allora io non posso far altro che farti gli in bocca al lupo per tutto quello che farai, soprattutto nell'ambito musicale, perché nel calcio non hai bisogno di in bocca al lupo, oramai sei una garanzia. Ormai esatto. Che hai dato? Devi ancora dare, mi raccomando. Quello sì. Soprattutto ci sono un sacco di nuovi ragazzi che avranno la fortuna di incontrarti e di imparare un sacco di segreti per poi magari provarci a loro volta, no? Come è successo a te quando hai cominciato. Esatto, sì. Difatti per chi ha giocato può dare, no, non segreti una parola grossa, però comunque tanti consigli per poter arrivare a certi livelli. Logicamente serve costanza, sacrificio, determinazione, però chi ha giocato può capire cosa ci vuole. Infatti, senti, io ti ringrazio, non vedo l'ora di incontrarti, non più al telefono ma magari su un palco oppure su un campo, esatto, da calcio, una delle due cose che ci piace fare.
Ma facciamo così, portiamo la batteria e la chitarra in mezzo al campo e facciamoci per due cose. Ah, ok, ci sto. Concerto più partita, lo organizzo ed è fatta. Esatto. Va bene. Esatto, esatto. Grazie mille Mario, ci sentiamo la prossima volta, grazie. Grande Emanuele, saluta anche tuo fratello Antonio, digli che... Va bene, sempre rock and roll. Sempre, e Rock TV è casa sempre. Vostra. Grande, ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao. Ciao.